Sono iniziati quest'oggi gli esami di maturità alle 8:30 precisi, suona la campanella con la prova di italiano. Rispettate le previsioni della vigilia per questa prima prova, le persecuzioni razziali nel capolavoro Il giardino dei Finzi Contini, capolavoro di Giorgio Bassani, e il principio dell'uguaglianza nella Costituzione italiana, la cooperazione internazionale per il tema storico, Alcide De Gasperi e Aldo Moro, l'amore e la solitudine della poetessa Alda Merini per la prova d'arte. Io ho scelto il socio-economico. Come mai? Perché mi ispirava. Sì. Il primo che mi ha dato così ispirazione, allora l'ho fatto. Senti, le tracce te le aspettavi? La Costituzione sì, perché erano 70 anni. E poi anche il socio-economico, creatività, perché si è collegato ai dialoghi sull'uomo anche l'anno scorso, quindi quelli lì sì. Te le aspettavi un po' queste tracce? Un pochino, Luigi Pirandello un pochino sì, sinceramente. La voce girava, però era fattibile. Eri preoccupata stamattina? Tantissimo, sì, tanto. E la prossima prova? La prossima prova ancora peggio. Cos'è? Scienze umane. Sei preoccupata per quello? Abbastanza. In bocca al lupo. Crepi. Un dizionario in mano. Uno del 68 e quell'altro del 74. Questo è altro che Wikipedia e Google. 74. Ecco, dizionario dei sinonimi e dei contrari, vedi? E della lingua italiana. E della lingua italiana. Tu che cosa hai scelto? Io ho fatto la propaganda e i mass media. Come mai hai scelto questo? Perché ho avuto fortuna sul fatto che è l'argomento che porto in tesina, quindi... Ho avuto una fortuna incredibile e quindi... Ogni tanto ci vuole. Sì, ogni tanto ci vuole. Ho scelto la prima prova, la tipologia A, e era praticamente l'analisi del testo, che tra le altre mi sembrava la più fattibile per me, e devo dire che preoccupazione all'inizio non ce n'era, però mi sono trovato, direi, abbastanza bene sulla scelta che ho fatto. Cosa hai scelto tra le tracce? Pirandello. Pirandello? Sì. Era quello dove ti sentivi più ferrata? Quello sì. Era anche il mio preferito, quindi Pirandello mi ispirava di più. Sei andata a botta sicura? Certo, quindi. Pirandello subito. Subito, il primo? Mi ha preso subito. Ma ti aspettavi di tutte quelle tracce che sono uscite? No. Erano 7 tracce e quello che mi ispirava di più era Pirandello. Era Dio salvi Pirandello. Dio salvi Pirandello. Le tracce com'erano? Insomma, abbastanza complicate. C'era l'ambito tecnico-scientifico... Era abbastanza tosto. Te le aspettavi? Sì. Erano abbastanza fattibili poi, in fin dei conti. Eri andato ieri a cercare qualcosa sì, su internet? Sì. Ora si può... Ranzulla. Ranzulla, grande Ranzulla.